Anticipi, slittamenti obbligati in una stagione decisamente a singhiozzo. Un campionato, quello di Superlega, per definizione il più bello del mondo, costretto però a disputare in largo anticipo alcuni turni di gioco. Questo per via degli incassi delle coppe europee. In campo infatti le gare, quelle dell'undicesima giornata, prevista per l'8 dicembre, tra la capolista Monza, impegnata poi in Coppa CEV, ed i campioni d'Italia in carica di Civitanova. Nella seconda sfida Ravenna giocherà contro la giovane Trento, molto rimaneggiata, formazione che poi dovrà disputare, oltre alla Champions League, anche il Mondiale per club. Non solo questa italiana, in Champions League appunto Civitanova, scorso anno nel suo girone ritroverà lo Zaxa, campione in carica, Trento come detto, e Perugia, con le due big che saranno avversarie nel loro raggruppamento. Si inizierà il 1° dicembre, gare di andata e ritorno, con le prime di ogni girone e le migliori terze qualificate ai quarti. In Coppa CEV, oltre Monza, subito in campo Modena. La squadra di Andrea Gianni giocherà l'andata dei 32esimi di finale in casa dei finlandesi dello Sastamala. Il ritorno previsto al Palapanini tra una settimana. Tutto questo nel segno del volley italiano.